Buongiorno a Quindi tutti. possiamo iniziare. Ora rivediamo, grazie. Ci vedete, ci sentite anche. Scusate, abbiamo bisogno del vostro aiuto, veramente, perché non riusciamo a capire cosa sta. Bene, allora perfetto, se ci vedete, ci sentite, intanto buongiorno a tutti e scusate questo momento di difficoltà. A questo punto posso. Ah, bene, grazie Cristina. Veramente, perfetto. Un incoraggiamento. Grazie, abbiamo bisogno dell'incoraggiamento. Allora, possiamo cominciare. La parola è Emilia Groppo. Parti Emilia e poi vediamo un attimo, dopo continuo io. Eccoci. Ok, allora buongiorno a tutti a questo nuovo evento organizzato da For Science sulle Digital Library di Elborn Digital. Questa volta abbiamo voluto focalizzare l'attenzione proprio a questo argomento che è molto vivo e sentito dalle organizzazioni. Volevo partire con due riflessioni, anzi tre riflessioni di base che poi percorreranno e verranno richiamate anche da Anna nella sua parte di intervento. E innanzitutto dei punti di riflessione che ho sentito e condiviso con Klaus Kempf in una recentissima summer school all'Università di Pavia, dove richiamava il fatto che una digital library deve avere una visione d'insieme, che l'attenzione nell'impostare una digital library deve prevedere e deve analizzare il punto di vista dell'utente e non quello della biblioteca, che la digitalizzazione, l'attività di digitalizzazione per essere sostenibile deve invita alla cooperazione, altrimenti non è sostenibile, ed è un argomento principe, diciamo così, la sostenibilità attraverso la cooperazione, e che il compito centrale della biblioteca è quello della cura dei dati permanenti. Questo concetto di cura dei dati permanenti è fondamentale per immaginare un servizio di digital library. Altra riflessione che voglio condividere con voi è una riflessione di Paolo Nassi, che è responsabile della Digital Library proprio di Pavia, sempre nella stessa Summer School. Ha detto: la nostra biblioteca digitale è nata per far convergere e dialogare materiali diversi e generare nuova conoscenza. Questo concetto di nuova conoscenza è fondamentale. Quindi non vedere il Digital Library come catalogo e basta, o come presentazione o strumento per far vedere della conoscenza, ad esempio appunto nei periodi di lockdown, eccetera. Quindi farli vedere in un'altra veste, quella digitalizzata o del Digital Born, ma addirittura generare nuova conoscenza. E in ultimo, una riflessione che è storica, ma che io porto dietro da quando mi occupo di digital library, di costruire di digital library, che è in un articolo di Carlo Jacob sulle politiche di gestione di una biblioteca digitale, la trovate su ELIS, e cui appunto esprimeva un concetto che io ho sempre condiviso, anzi ho costruito proprio con lui al tempo ancora della mia borsa di studio, che sostanzialmente indica che data una biblioteca non esiste un solo progetto di digitalizzazione, ma è necessaria da parte dei responsabili una visione politico-culturale, cioè che non possiamo immaginare una sola biblioteca, ma sono le istituzioni e i bibliotecari responsabili che devono costruire una propria visione culturale della digital library che si va a costruire. Adesso, in queste tre riflessioni che volevo condividere con voi inizialmente, li ripercorreremo all'interno della presentazione che vi volevo fare, che volevamo proporvi oggi. Le teche digitali cosa sono? Sono quei cataloghi, quei repository che possono contenere una serie di materiali diversi, no? L'abbiamo detto prima nella riflessione di Paolo Nassi: nella Digital Library possiamo contenere tanti digital object digitalizzati o born digital,
sono di tipologie diverse: fondi archivistici, materiali librari, fototeche, manifesti, emeroteche, materiale museale, materiale scientifico, audio, video, le lezioni delle persone importanti, tutto, ma anche vedremo materiali, podcast, eccetera. Le collezioni digitali, qua ne vedete qualche esempio, che possono essere appunto di molteplice, diciamo di molteplici caratteristiche, appunto poi l'argomento di oggi, i board digital. I board digital che sono complessi e possono essere di vario genere. Possono essere contenuti nei repository istituzionali, possono essere le riviste elettroniche e i digital lending che stanno a lato, diciamo così, non sono prodotti dell'istituzione, e poi appunto tutto quello che è produzione dell'istituzione per le università, gli university press, ma appunto anche per le biblioteche pubbliche, pensiamo ai podcast e a tutte le produzioni che vengono fatte dalle biblioteche pubbliche. E tutto il materiale, sia open access che non, che appunto sono di prodotto, il prodotto delle attività dell'istituzione. Passo la parola ad Anna e che vi spiegherà dalla strategia. Allora, buongiorno a tutti, io sono Anna Busa, sono Marketing Consulting di For Science. Questa presentazione di oggi, come ha già introdotto Emilia, ha come focus una riflessione sia sulla strategia, ma soprattutto su come applicare la strategia ai materiali nativi digitali. Allora, le linee guida di quella che sono fondamentalmente, di quello che può essere un'impostazione di un progetto di Digital Library sono note, le abbiamo già viste anche in altre occasioni, quindi la definizione degli obiettivi in linea con la missione e la visione istituzionale, l'analisi dello scenario di riferimento, uno studio accurato dei pubblici, il disegno del progetto, la definizione dell'articolazione, quali collezioni digitalizzate, quali materiali board digital devono entrare, la scelta di piattaforme e tecnologie e ultimo, ma non ultimo, il branding e il piano di comunicazione. For Science risponde a questi punti che sono contenuti in quest'area centrale, quindi disegno, definizione, scelta di piattaforme e tecnologie. Sul branding e comunicazione io non posso, per la mia formazione, per le mie caratteristiche professionali, esimermi da fare un attimo di riflessione, cioè le digital library troppo spesso sono trascurate dal punto di vista di quella che è la comunicazione dei loro contenuti ai pubblici che fanno riferimento all'istituzione. Per pubblici intendo anche gli studiosi, intendo gli studenti, intendo una articolazione composita di utenza reale, cioè già acquisita e soprattutto di utenza potenziale. Quindi presentare, raccontare, condividere nel piano di comunicazione dell'istituzione contenuti, caratteristiche, nuove esperienze che sono possibili con la biblioteca digitale è fondamentale. Allora, facciamo un focus su quelle che sono le piattaforme, le tecnologie e in particolare sulla proposta di For Science. Allora, chi ha già ascoltato in passato in presentazione di For Science forse si ricorderà dell'impostazione che viene data e queste presentazioni che abbiamo fatto in passato mostravano esperienze, percorsi, materiali tutti di tipo digitalizzato, prevalentemente materiali antichi digitalizzati. Allora, riconsideriamo questo impianto e diciamo che è costituito da due componenti, la parte della preservazione e della gestione, la parte della valorizzazione e dell'area di arricchimento. Nella parte di back office, quindi quella strutturata, dietro c'è ovviamente la scelta di space, le caratteristiche di space, deve essere un DAMS, deve essere OIS compliant, su questo vado molto veloce. Il fatto che con DSpace Glam siamo di fronte a una struttura solida, omogenea, perché c'è questa sicurezza dell'OIS compliant che ci garantisce la tutela, la conservazione nel tempo, il fatto di essere un ambiente unico che gestisce insieme sia i metadati che gli oggetti digitali e la scelta open source per garantire il futuro in termini di interoperabilità e di portabilità. Io vi parlavo
proprio con una collega che mi diceva: e io in qualsiasi momento posso scaricare da DSpace Glam e posso cambiare ambiente. Certo, perché l'open source e l'apertura è proprio questo. C'è una forte autonomia da parte dell'istituzione, con la capacità di caricamento in autonomia di item, di materiali, di documenti dalle basi che sono magari già presenti, quindi da database locali che sono all'interno dell'istituzione, possono essere recuperati con facilità, e anche interventi diretti nella definizione dei file di configurazione. C'è un'estensione dentro di Space Glam del data model di Space di riferimento, e questo è il punto più interessante di tutto l'impianto dal punto di vista, diciamo, infrastrutturale di DSpace Glam. Qui siamo di fronte a dei concetti di entità che sono gli oggetti digitali correlati con i fondi, le persone, gli eventi, i luoghi, le testate, i concetti, i progetti, un universo complesso e articolato che ci fa capire che non siamo di fronte a un banale, fra virgolette, DAMS, cioè contenitore di oggetti digitali e di metadati, ma un qualche cosa di più grande, di più articolato e di più interessante. Sugli oggetti digitali, come ha già detto Emilia, parliamo ovviamente di realtà, di entità, di item che possono essere materiali museali, librari, archivistici, e possono essere di natura molto diversa fra loro. Possono essere immagini, PDF, audio, video, podcast. È chiaro che la cosa importante è l'attenzione nei confronti della metadatazione scientifica, e quindi l'utilizzo all'interno di Space Glam di quelli che sono i metadati classici di ambiente museale, archivistico e biblioteconomico. Ma, e qui un attimo di attenzione, posso costruire schede e metadatazioni personalizzate anche per entità che sono fuori dall'ambito scientifico, e questo può essere interessante per certe tipologie di materiali che possono fare in qualche modo eccezione. Allora, quello che è molto interessante è che queste entità sono in relazione fra loro, e c'è quindi dietro un modello che definisce le relazioni fra le diverse entità, un modello che mi serve per scoprire, navigare, studiare. È quello che Paolo Nassi dice: il modello che crea, che genera nuova conoscenza, perché da queste relazioni io posso trovare informazioni che magari a una prima indagine mi sfuggono, o posso in qualche modo approfondire in maniera più accurata i contesti, ad esempio storico, geografico, culturale, di quelli che sono gli oggetti digitali navigati. Facciamo un esempio, partiamo dalle persone. Le persone sono legate fra loro da quella che è sostanzialmente una sorta di rete sociale, quindi un grafo, un insieme di collegamenti di primo livello e di livelli successivi. Mi spiego meglio: in questo schema che voi vedete, questo è sostanzialmente un grafo di relazione dove al centro c'è un autore, in questo caso è un autore di opere, di libretti d'opera, quindi siamo nell'ambito ancora della digitalizzazione. Poi c'è un primo livello di collegamento con quelli che sono, per esempio, coautori del medesimo documento. Il primo livello lega persone che hanno partecipato ai medesimi eventi e ad eventi che si sono svolti nel medesimo luogo. Invece, la parte più esterna che voi vedete, più leggera, sono i legami di secondo livello. Per esempio, la possibilità che uno degli autori della area esterna possa essere un coautore con uno degli autori di livello più interno. Questi network, questi legami non sono soltanto sui materiali storici. Oggi parliamo di born digital, quindi ci interessa vedere le relazioni contemporanee, per esempio le relazioni fra i ricercatori in ambito digitale, quando ragioniamo di documenti che sono tutti born digital. Questo è un esempio di un'università straniera che utilizza gli space di For Science. Questo è un ricercatore. A questo punto ci sono i suoi legami di primo livello, questo è un secondo ricercatore, vengono fuori due
pubblicazioni nelle quali le due persone sono coautori. A questo punto io vado a vedere quello che c'è, di che cosa si tratta, e vedo il documento, e poi in particolare qui ho la possibilità di avere le citazioni e altre informazioni a corredo. E questo è nello specifico il documento nativo digitale che parla di argomento medico in questo caso. Stabilito questo impianto dal punto di vista della struttura del dato e del data model, abbiamo parlato tante volte di interoperabilità e di canali di comunicazione fra l'infrastruttura di SpaceGlam e l'esterno, quindi attraverso i manifest per quello che riguarda le immagini, attraverso gli OATMH, gli URI, il REST, il SOAP e tutto quello che ci può essere. Vado molto veloce anche sul discorso IIIF, più che noto, sappiamo tutti di che cosa si tratta, qui c'è una compliance da molti anni, importante evidenziare la qualifica AGID che ha For Science su DSpace, su tutte le sue piattaforme, per quello che riguarda il servizio in SaaS. A questo punto entriamo nell'area, secondo me, più interessante, che è quella della valorizzazione e dell'arricchimento. E guardiamo gli add-on, li guardiamo non più come in questa slide, che ci fa vedere un esempio di documento digitalizzato antico. No, cominciamo a vedere, per esempio, i due visualizzatori, Universal Viewer e Mirator 3, su materiali nativi digitali. Ecco, per esempio, questo è il primo caso, questo è un documento, questo è un articolo che noi consultiamo con Universal Viewer. A sinistra ci sono le thumbnail, alla destra ci sono i metadati. Posso zoomare anche qui, è chiaro che lo zoom in questo caso è completamente diverso rispetto a un documento digitalizzato dove io magari un documento antico vado a cercare certi dettagli di immagine, certi particolari che sono contenuti, non lo so, in una stampa, eccetera. Qui vado semplicemente a zoomare sul disegno che c'è, sullo schema, per analizzarlo meglio nel dettaglio e poter avere magari qualche elemento informativo aggiuntivo. Qui c'è la solita carrellata di contenuti a galleria, che è molto utile anche in questo caso. Qui sono su Mirador, quindi altro visualizzatore. Qui guardo con Mirador il documento, in questo caso che è stato fatto recentemente dal gruppo di lavoro Mobilità Rus, e quindi vado a vedere, faccio una consultazione esattamente come ho fatto nell'altro caso, con l'altro visualizzatore. Quello che è interessante farvi vedere è la scrivania virtuale di Mirador 3 applicata al board digital. In altre presentazioni noi abbiamo fatto vedere la navigazione all'interno della scrivania virtuale con confronti di documenti storici che sono collocati all'interno di digital library, per esempio internazionali, eccetera, per poter fare uno studio, una rilevazione sui dati, su quello che è il livello di conservazione, sulle immagini che sono contenute. Adesso facciamo un esempio completamente diverso. A proposito di immagine, non sapevo bene, non sapevamo bene cosa mettere come esempio per essere anche un pochino più leggeri in fase di presentazione. Abbiamo scelto questa bellissima fotografia di Tulipani. Questa è una fotografia moderna, più che, insomma, direi attuale. E per vedere, per fare un confronto dentro la scrivania digitale fra documenti diversi, basta in alto a sinistra cliccare quel piccolo più all'interno di quel cerchio celeste che c'è, e a questo punto incollare il manifest sotto e avere la possibilità di confrontarlo. Qui è stata fatta la scelta di un documento antico che fa vedere sostanzialmente la stessa tipologia di tulipani, che nel tempo non è cambiata, ovviamente, ma c'è un confronto fra un documento born digital e un documento digitalizzato. Invece questo è un esempio completamente diverso di scrivania virtuale con due documenti born digital di natura, sono due ecografie, vengono da ambiti medici ed è un confronto fra due ecografie dell'addome completo che possono essere quindi analizzate perché magari sta facendo la preparazione per un esame e quindi ha necessità di confrontare materiali che provengono da due tipologie, da due digital library all'interno della sua scrivania virtuale. Come capite, un conto è fare un'analisi di quelli che possono essere documenti digitalizzati antichi, e un conto è lavorare nel board digital con materiali di tipo completamente diverso, come l'esempio di queste due tipografie.
Molto, molto utile anche nel Digital Born è ovviamente la ricerca sul text con l'OCR. Qui abbiamo fatto un esempio con il termine archaeological, sono venuti fuori tre documenti. Andiamo a vedere che cosa c'è. Tutti e tre i documenti sono recentissimi, o comunque molto recenti, questo è del 2017, e in questo caso si tratta di. Quindi, scusate, torno indietro, vediamo l'effetto, diciamo, della ricerca full text su questi documenti. Qui andiamo nel dettaglio con Universal Viewer e entriamo dentro uno di questi documenti che sono il risultato della ricerca archeologica e vediamo il termine evidenziato in azzurro, che è quello che abbiamo cercato nella nostra ricerca. In questo caso l'articolo è un articolo di Claudio Cortese, quindi qui c'è la parte di profilo. Invece la stessa cosa la guardiamo in un documento Mirador. In questo caso il documento non è quello della ricerca precedente che vi ho fatto vedere, ma molto banalmente il manuale d'uso di SpaceGlam, nel quale ho lanciato la ricerca del termine IIIS, quindi a questo punto vado a vedere esattamente dove si parla di questo argomento all'interno di questo materiale, di questo documento. Allora, abbiamo parlato a questo punto di oggetti digitali, sì. Bene, abbiamo parlato di oggetti digitali, questa è una ripetizione della slide precedente perché mi aiuta ad introdurre un approfondimento. Abbiamo detto che le entità sono diverse per tipologia scientifica, ma anche per tipologia strutturale. E la cosa interessante è che se siamo nel born digital, dobbiamo tenere in grande considerazione non soltanto le immagini, non soltanto i PDF, ma anche tutto il mondo dell'audio-video. Quindi, per esempio, in questo caso, due esempi completamente diversi. Questo è un video che ha caricato la Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza, che è un video realizzato durante il lockdown, che mostra come creare un piccolo libretto per bambini. Qui siamo nell'ambito di un video per una biblioteca di tipo pubblico per ragazzi, ovviamente. Invece io posso caricare anche altri materiali, questo è un audio con la cavalcata delle Valchirie, se le volete posso schiacciare qui e parte l'audio, ma non mi sembra il caso perché non abbiamo tanto tempo a disposizione, oppure come in questo caso clicco qui e mi parte il video che in questo caso è un video girato da un drone su Firenze. Ma la cosa più interessante è questo ulteriore esempio di video. Questo è un video che è stato registrato in occasione di convegno. Che cosa vuol dire fare questo? Vuol dire che io posso, per esempio, registrare il video, salvarlo sul mio canale YouTube e poi a questo punto scaricarlo, fra virgolette, all'interno della mia digital library per poterlo preservare, avere a disposizione e soprattutto, secondo me, il risultato fondamentale è quando lancio una ricerca. E la ricerca la posso lanciare sia dal motore di ricerca della digital library, sia dal Discovery Tools e lancio mobilità, università 2021, mi devono venire fuori materiali che sono all'interno del catalogo bibliotecario tradizionale, Library Management System, e poi mi vengono fuori i risultati che sono all'interno della Digital Library e c'è il video e ci sono altri materiali che riguardano quel determinato argomento, perché altrimenti non riuscirei mai a fare una ricerca simultanea sul canale YouTube o per esempio fra i watch di Facebook, non lo trovo. E invece in questa maniera lo preservo, lo metto dentro e lo metto a disposizione di quella che è la mia utenza. Il concetto di persone l'abbiamo già visto prima, il network lab l'abbiamo già visto. A questo punto abbiamo parlato di persone, abbiamo parlato della qualità e della diversità fra loro degli oggetti digitali, abbiamo visto gli strumenti che mi consentono di accedere a questi oggetti digitali fra loro molto diversi. Facciamo un passo successivo e andiamo a vedere gli eventi. Cosa sono gli eventi? È un'entità che lega fra loro altri elementi, altri item. Questo, per esempio, è l'evento del Convegno Nazionale Mobilità, Accessibilità e Diritto allo Studio nelle Università Italiane che si è svolto a Milano lo scorso giugno. Introduco quindi l'item, il concetto, eventi, l'entità eventi relativa a questo convegno. Ecco il titolo, la sua immagine, la descrizione,
i dati generali, quindi sono praticamente i dati che mi descrivono l'evento, poi a questo punto, quindi sono quelle che si chiamano informazioni di dettaglio, che vedete qui, poi vado a vedere le pubblicazioni associate a questo evento e ne trovo diverse, ne trovo tre per la precisione. La prima, che cos'è? È la locandina dell'evento. Quante volte abbiamo parlato, abbiamo sentito anche con i dipartimenti e diciamo le aree che si occupano di comunicazione dell'istituzione, sia in ambito universitario sia della pubblica lettura, che avrebbero piacere di conservare le tracce di quelle che sono state particolari eventi, iniziative, convegni, per non disperderle, per farle rimanere appunto una testimonianza di quello che c'è stato. In questo caso, questo è, vedete, lunedì 7 giugno 2021, questo evento che si è svolto a Milano. La seconda pubblicazione, il secondo documento è esattamente il video, quello che vi ho già fatto vedere, di cui vi ho già parlato. Per cui a questo punto ho la locandina dell'evento. Vedo tutto l'evento perché ho la registrazione di 2 ore e passa di quello che è stato il convegno, e poi il terzo elemento è quello relativo al documento RUS Mobilità, che è il documento che è stato proprio distribuito e presentato in occasione del convegno, le attività del gruppo di lavoro Mobilità della Rete dell'Università Italiana per lo sviluppo sostenibile. C'è anche un'altra cosa che è molto interessante, perché io ho la possibilità di associare all'evento anche una persona o più persone. In questo caso posso associare Matteo Colleoni, che è il delegato alla rettrice per la sostenibilità, che è colui che è stato protagonista, che ha organizzato fra i protagonisti di questo convegno. Perché è interessante? Perché a questo punto sulla persona Colleoni Matteo posso avere le sue informazioni di dettaglio, posso avere eventualmente pubblicazioni che io ho dentro la Digital Library, perché sono magari pubblicazioni, testi che ha fatto magari a supporto delle lezioni, della didattica. E poi cosa posso avere nei collegamenti esterni? Il legame con Iris e quindi con tutti i materiali legati all'attività di ricerca di questo autore. Quindi la possibilità di creare dei fili di collegamento con il mondo della ricerca, con quello che effettivamente è il mondo dei congressi, ma potrebbe essere semplicemente una lectio magistralis, oppure questo evento potrebbe sottendere altre iniziative che io in qualche modo di cui voglio tenere traccia e che voglio mettere a disposizione come contenuti di quelli che sono i miei pubblici. Ma non ci fermiamo qui, ovviamente ci sono anche i percorsi. Percorsi e news sono altri strumenti funzionali piuttosto che classi di oggetti da descrivere. Quelli di cui vi ho parlato prima, che sono le entità, sono più delle classi di oggetti. Questi invece sono strumenti. Il classico esempio è quello dei percorsi. Allora, qui abbiamo fatto un percorso per rimanere in tema dei tulipani, di cui avevamo visto un esempio prima, no? Come navigazione nella scrivania virtuale. Questo è il percorso, la scoperta dei tulipani, c'è cioè il titolo, la sua descrizione, l'immagine, e poi ci sono i documenti associati a questo percorso. Ci sono 3 documenti di materiali digitalizzati antichi e un digital born. Io potrei fare senza nessuna difficoltà un percorso costruito solo da materiali digital born, oppure come in questo caso misti, oppure in altri casi soltanto materiali digitalizzati dall'antico. La cosa carina è che quando io ho il mio item, questo, in questo caso la fotografia dei tulipani, ho associato il percorso. Ma quello che è interessante è che io posso avere lo stesso item associato a n percorsi. Quindi facciamo l'esempio di questo materiale che è legato a 2 percorsi, Archives Rinascente e Percorsi Culturali Digitali. Bisogna leggere un attimo fra le righe e avere un pochino di immaginazione. Io posso creare n percorsi dove c'è lo stesso item perché hanno delle tematiche comuni. Lo posso fare con i miei oggetti nativi digitali e posso in questa maniera creare poi degli elementi di generazione di conoscenza, come diceva Paolo Nassi nella nota che ha citato Emilia Groppo, perché quando io entro magari
nel singolo item posso andare a visitare gli n percorsi a monte che lo contengono e quindi scoprire altri materiali affini e i legami logici, scientifici che ci sono nel percorso che è stato creato. Poi affianco, posso affiancare ovviamente anche delle pagine di tipo HTML dove io racconto quello che è il percorso e da queste pagine avere l'aggancio, l'ingresso, il canale di comunicazione diretto con l'item specifico oppure con tutto il percorso. Qui abbiamo fatto questo esempio, ripeto, sui tulipani perché è un esempio abbastanza neutro e che utilizza sia materiale digitale nativo che materiale digitalizzato. Sto per concludere, altri add-on della piattaforma, di Space Glam sono l'add-on di e-commerce che è molto utile per quelle realtà che vogliono magari mettere in vendita alcune delle loro pubblicazioni. Questo è il mondo soprattutto delle University Press, questo è l'esempio per esempio dell'Università di Trieste, che ha la possibilità di mettere in vendita alcuni materiali che ritiene opportuno distribuire in questa modalità. Poi altrimenti la cosa principale è avere la disponibilità dell'open source di tutto il materiale digitale e quindi anche questo è molto importante. C'è una nota che vorrei fare sul SICAN, vado veloce. Vorrei fare una nota abbastanza importante, secondo me. Possiamo avere la possibilità anche di lavorare sugli accessi. Allora, quando lavoriamo sul born digital, sul nativo digitale, vuol dire che noi abbiamo dei contenuti che sono attuali, dove non esiste, dove potrebbe esserci un problema di copyright, giusto? Allora, io posso mettere a disposizione tutti i materiali aperti in modalità open source senza problemi. Se dovessi mettere a disposizione dei materiali che necessitano una protezione perché coperti da copyright, io posso agire su quelle che sono le permissioni di accesso al singolo item, proteggendo in questa maniera, in questo modo, quelli che potrebbero essere materiali soggetti a diritti d'autore, con tutte le regole che ovviamente ci sono. A completamento ovviamente i servizi social, quindi di condivisione su Facebook, Twitter, eccetera, Pinterest, eccetera, e altri servizi accessori come l'integrazione con Google Classroom, la generazione di QR code, i link e Gmail, e quindi l'aggancio, la generazione automatica della mail per semplificare il processo di comunicazione. I progetti di Space Glam sono sostanzialmente questi, ogni volta che ci incontriamo questa lista si allunga, stiamo lavorando con l'Università di Urbino, Salerno, Pavia, Macerata, Genova, Milano, scusate, Urbino, Salerno, Pavia, Macerata, Genova, con i conservatori di Milano e Piacenza, con il Comune di Reggio Emilia e con le biblioteche universitarie di Pavia e Genova e la Nazionale di Napoli. A breve potremo comunicare un paio di ingressi molto importanti che ancora non possiamo fare, ma che diamo appuntamento a stretto giro per avere le novità e informazioni su questa. Su questi nuovi progetti che sono in cantiere. Direi che io ho fatto velocissimamente, spero di non essere stata troppo veloce, interrompo la condivisione e quello che chiedo è la cortesia di avere un ritorno da parte dei partecipanti, perché questa visione di una digital library, fra virgolette, solo Born Digital, pensiamo che sia interessante. È chiaro che una digital library solo Born Digital può contenere, non l'ho detto, lo dico adesso, le tesi, che non sono le tesi di dottorato che vanno dentro Iris, e qui mi riferisco al mondo universitario, ma sono qualche cosa che magari vogliamo mettere a disposizione, no? Possiamo fare un ragionamento di mettere a disposizione le tesi a un pubblico definito, ristretto,
non a tutti, anche questo è molto importante, soltanto magari a studenti o comunque un'utenza riconosciuta. Ci possono essere altri materiali invece legati al mondo delle biblioteche pubbliche che non hanno necessità di selezione di accesso perché sono materiali che per esempio abbiamo prodotto e abbiamo inserito all'interno dei canali social. È un po' una mia fissazione ritornare su questo argomento perché i canali social sono straordinari per la diffusione. Il problema è la conservazione, la tutela e soprattutto la capacità di andare a cercare questi materiali e magari averne la disponibilità a distanza di 6 mesi rispetto a quando li ho pubblicati, perché a quel punto potrebbe essere interessante riprendere un contenuto che diventa di nuovo attuale o di nuovo di interesse. Quindi la capacità della Digital Library di fare anche questo è sicuramente molto interessante. Quindi chiedo la cortesia, se è possibile, di avere qualche nota in chat per sentire le vostre impressioni di quanto avete visto e di quanto è stato presentato. E vi ringrazio già per la vostra collaborazione. Sì, ho già risposto in chat a Davide Maiello che chiedeva se i percorsi si creano in automatico. Tramite tag, sì, certo, ad ogni oggetto, item che noi vogliamo collegare, possiamo anche riordinarli, riordinare, diciamo, la sequenza che vogliamo presentare, perché può essere una sequenza anche concettuale, no? Certo. In un percorso, appunto, che noi vogliamo costruire per la nostra utenza. Quindi sì, assolutamente sì. Qualche osservazione? Sono importanti le vostre osservazioni. Questa volta vi chiediamo un piccolo sforzo di scrivere qualcosa. Se Intanto abbiamo ci finito. sono delle cose che secondo voi non abbiamo citato, o sulle quali siamo andati troppo veloci, non so. È Negli tutto appuntiti. chiarissimo? Siamo stati troppo bravi, non ci credo. Non credo. Non credo. No, adesso aspetto un secondo. Buttatevi, Spero siamo tra amici. che. No, infatti. Tra l'altro, non abbiamo la visibilità di chi c'è, Un perché si disastro, sì. vedono soltanto alcuni nomi Sì. di persone, però non è che abbiamo la visione di tutti quanti, per cui non sappiamo, insomma. Allora, nessuna osservazione, nessuna domanda, tutto chiaro? Allora, Mario Coffa, vabbè, a parte i complimenti all'altro, li saltiamo. Una visione più che interessata e che potrebbe essere implementata in tanti servizi ed enti. Sì, assolutamente. Secondo me, noi abbiamo questo habitus mentale che vede la Digital Library come un qualche cosa di conservazione dell'antico. E secondo me questo è una limitazione, anche perché, voglio dire, noi dobbiamo anche conservare la nostra produzione. E se non la organizziamo, se non la gestiamo in un certo modo, secondo me i contenuti che la biblioteca può creare, può mettere a disposizione, rischia che vadano perduti, dispersi. E permettetemi, non mi trattengo, Emilia, ti chiedo la Vai, cortesia buttati. di chiedere. Ecco, è un problema di comunicazione anche della biblioteca, di immagine della biblioteca, di branding. Adesso io parlo di questo argomento, adesso ci sarà anche un libretto che è mio che esce a breve, però il problema di trasmettere a quello che è il nostro audience cose che noi a volte diamo per scontate. E perché non sono poi così scontate, non so come dire, cioè il fatto di far vedere certi materiali, metterli a disposizione, magari riutilizzarli nell'ambito dei post sui social, eccetera. Quindi è una cosa sulla quale riflettere, insomma. Emilia, vuoi rispondere tu alla domanda di Maria Senatore? I collegamenti esterni, come per esempio ad Iris, è banalmente un Sì, link che ti saluto. sì, è un ba banale collegamento, Link. in realtà appunto proprio un link che si mette, oppure in alcuni casi, ad esempio con gli OPAC,
con molti OPAC, c'è proprio un'interoperabilità dinamica dovuta ai due motori che si Parlano. parlano, diciamo così, in automatico, quindi ci sono anche una serie di automatismi che possono essere messi in atto. Nel caso, ad esempio, del video del convegno su YouTube che viene caricato in piattaforma, nel caso il link non risulti più disponibile, ho la copia del video in Certo, pentaformato. È quello, è questa la è quello. differenza. Esatto. È proprio lì, Davide, nel senso che è chiaro che allora YouTube ti mette a disposizione il canale. Non è interesse di YouTube perdere il video che ti ha consentito di caricare, ovviamente, però tu non hai la certezza. Se c'è una c'è, succede qualcosa, si deteriora qualcosa. O come hai scritto, giusto, io mi permetto di dar del tu, tanto siamo tutti colleghi, quindi nel caso in cui per esempio il link non è più disponibile, diventa un problema. Allora a quel punto cosa fai? Tu ti salvi la tua copia in piattaforma, sai che la piattaforma è una piattaforma che ti gestisce soprattutto la conservazione, per cui banalmente, perdonatemi la battuta un pochino fuori dagli schemi. Non mi interessa più quello che succede su YouTube, cioè se perde qualcosa, pazienza, io ce l'ho. È chiaro che io posso fare anche una scelta di che cosa mettere in piattaforma. Posso fare un piccolo video di promozione, lo metto su YouTube, non mi interessa metterlo dentro in piattaforma, ma faccio un Scarto. convegno, ho una lezione magistralis, ho un altro contenuto di un certo livello, ma per carità. Una volta che è presente in YouTube, io me lo scarico in piattaforma e me lo salvo, fra virgolette. Non solo, lo metto a disposizione insieme agli altri materiali, perché questo è il punto di forza. Perché quando sono su YouTube, sì, c'è una buona indicizzazione, però c'è anche un problema di SEOing all'interno dei social. Io faccio fatica a trovare un documento, un video o una stessa, anche se volete, una foto. Cioè, non è così Ma scontato. A ci meno che io metto a sono, scorrere tutto. ci sono dei canali YouTube che abbiamo visto di biblioteche pubbliche che hanno video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 10, video 100, video E. Poi come si fa a sapere il contenuto? Cosa lasciamo anche agli altri bibliotecari che prenderanno al mio posto di quella conoscenza lì? Diventa una conoscenza quasi personale. Questo non può essere, non ce lo Non so possiamo. se abbiamo risposto, Davide. Quindi Penso di sì perché non scrive, quindi. Va bene. Allora, difatti. ci sono altre domande, altri dubbi, altre richieste? Silenzio. Va bene. Allora, a questo punto, con 10 minuti di Anticipo. sì, una decina di minuti di anticipo, se non ci sono altre domande, non c'è altro, non ci sono osservazioni. Sì, assolutamente, ecco. Come possono essere esportati o importati i dati in piattaforma? Io qui non so rispondere. Emilia. Come possono essere importati ed esportati? DSpace è una piattaforma che è utilizzata da migliaia di istituzioni a livello internazionale e quindi ha raffinato tantissimo gli strumenti di import-export degli oggetti, e proprio per questo è un open source o AIS, no? Perché crea i pacchetti anche standard, eccetera. Allora, come si possono banalmente importare? Si importano attraverso un foglio Excel, un CSV, oppure attraverso formati tipo MARC, EAD, eccetera, o quindi XML, attraverso ZIP che contengono migliaia di oggetti digitali, quindi con processi anche molto veloci di import massivo, esportare, possibile esportare anche quello attraverso i fogli Excel, e l'utilizzo dei fogli Excel serve anche per poter fare correzioni tipo massivo dei metadati, in modo tale appunto da correggere o aggiornare intere batterie di metadati. Vi ricordate la slide iniziale di Kempf che diceva che è importante la cura dei dati, la cura permanente dei dati? Anche i dati digitali, proprio i metadati, anche descrittivi, possono avere necessità di
aggiornamenti. E di Space è un prodotto che ha un sacco di possibilità proprio user-friendly per poter fare queste modifiche attraverso CSV, XML, fogli Excel, che sono quelli che vengono più utilizzati. Cristina Terrile, certo, il punto di forza sono le connessioni fra i documenti ed è interessante anche la riflessione sull'utilizzabilità. Utilizzo, è fondamentale. Sì, È secondo me è fondamentale per evitare fondamentale. la dispersione. Immaginate, per esempio, in ambito universitario, il materiale, per esempio, didattico, organizzato un po' per bene, non sparso in giro, magari nel sito dell'istituzione, in certe aree, eccetera. Oppure in ambito della pubblica lettura, l'esempio che faceva prima Emilia, invece di avere 90 video che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 all'interno del canale Facebook ed è un esempio reale, diciamo ovviamente qual è, però insomma così, è fare per esempio una selezione e portarsi di dentro in maniera da essere più, immaginate gli incontri con gli autori. Allora io Ecco, lancio la pensavo ai ricerca, poeti, ai cicli con i poeti o qualcosa esatto, del genere faccio della. una ricerca per esempio, adesso non cito Dante Alighieri perché io sono di Ravenna e credetemi, come dire, siamo quasi in overflow da quanto abbiamo parlato di Dante Alighieri, però io lancio la ricerca Dante Alighieri nella mia biblioteca e trovo certi documenti, certi materiali cartacei, quelli attuali, e poi mi trovo tutti gli incontri con gli autori, gli eventi, tutto quello per esempio che è stato organizzato in quest'ultimo periodo, nella fattispecie nella mia città. Insomma, con Dante c'è un legame particolare e trovo anche questo, ma soprattutto, come diceva giustamente prima, sull'utilizzo dei dati la collega Cristina Terrile, non so, la possibilità fra 2 anni di andare a riprendere magari un video o dei materiali che, non so, dentro YouTube è al 432esimo posto fra i video che ho caricato e invece così io lo riesco a fare con velocità, subito e magari selezionato opportunamente. E ho riutilizzato, tutelato e conservato il digitale nativo perché è il caso. Va bene, allora grazie ancora a tutti quanti. Direi che se non ci sono altre domande, noi ci salutiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, grazie per averci ascoltato e grazie anche per le domande e le osservazioni fatte. E poi per qualsiasi cosa sapete dove trovarci. Ok? Grazie a tutti, buona giornata, buon proseguimento Arrivederci. di convegno.